Bentrovati amici telespettatori della Nuova TV in studio per una nuova puntata di avvicinamento al referendum del prossimo 4 dicembre. Dunque sono gli ultimi botti prima del silenzio elettorale e in questo confronto, come sempre, tra le ragioni del sì e quelle del no, ospitiamo questa volta due parlamentari lucani che vado a presentarvi. Qui alla mia destra il senatore Salvatore Margiotta del Partito Democratico a difendere le ragioni del sì. Grazie, buonasera. E l'onorevole Vincenzo Folino di Sinistra Italiana invece in difesa delle ragioni del no. E dunque vi ripeto come sempre poche ma chiare regole, avranno 2 minuti a testa per rispondere alle domande, l'opportunità di giocarsi nel corso della puntata, 3 repliche ciascuna da 1 minuto prima degli appelli finali. E prima di entrare nel vivo del confronto, come sempre andiamo a riepilogare quello che è il quesito che si troveranno di fronte gli elettori il prossimo 4 dicembre. Via con la scheda. Cittadini di nuovo al voto il prossimo 4 dicembre dalle 7 alle 23, questa volta per il referendum costituzionale. Agli elettori italiani viene chiesto di approvare o respingere la riforma costituzionale del governo Renzi, che prevede un significativo cambiamento del Senato con riduzione dei senatori da 320 a 100 e una serie di altre modifiche al funzionamento dello Stato. Bisognerà dunque esprimere un sì o un no all'approvazione del testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. La parte più importante della riforma riguarda il Senato, che tra le altre cose non dovrebbe più dare la fiducia al governo e non si occuperebbe più di gran parte delle leggi che sarebbero di competenza esclusiva della Camera. Allora, questa volta partiamo da noi, quindi dall'onorevole Vincenzo Folino, a cui vado a chiedere perché il prossimo 4 dicembre un lucano non dovrebbe votare sì. No, gli italiani dovrebbero votare no, perché la Costituzione è una Costituzione buona, è la politica che è malata ed è la politica che dovrebbe provare a risolvere alcune questioni, in particolare come mantenere insieme governabilità e rappresentanza, perché poi in fondo questa riforma è un vestito cucito su misura da Renzi, su se stesso, perché avremo una Camera di nominati. Un Senato che sarà per lo più di centro-sinistra, sarà complicato fino anche eleggerlo, perché poiché la riforma non vale per le regioni, cioè, o meglio, le regioni a statuto speciale hanno nel loro statuto la incompatibilità con il ruolo di deputato, senatore, dei consiglieri regionali, e quindi per fare le modifiche, essendo norme di rango costituzionale, bisogna aspettare la procedura prevista appunto dal 138, ma il Senato nella testa di Renzi sarà utilizzato come ulteriore elemento per contenere eventuali minoranze all'interno del suo partito. Una logica veramente, forse diciamo autoritaria anche troppo, visto insomma tutti questi teatri che fa Renzi. E poi con questo meccanismo fondamentale, non a caso è stato fatto prima la legge elettorale d'Italicum e poi la riforma costituzionale, perché perciò la politica è malata, perché invece di trovare un sistema di garantire la governabilità, si arriva al punto che con il 27-28% devi governare contro gli altri. Avendo il Paese grandi problemi, ha bisogno di nuovo spirito civico, ha bisogno di una condivisione più ampia, per cui queste sfide che fa Renzi, che mi sembra un bullo di Paese, alla fine porteranno molti danni all'intera Italia. Difatti siamo, come dire, tutti annoiati da questo bombardamento mediatico, da questa divisione eccessivi, da questi toni eccessivi. Non è questo quello che serve all'Italia. E poi entreremo nel merito dei vari punti della riforma, adesso passiamo sul fronte del sì e quindi con Margiotta, perché un lucano invece dovrebbe votare sì? Un lucano e quindi un italiano, qui concordo con Vincenzo, diciamo che è l'unico punto del suo ragionamento su cui sono assolutamente d'accordo, perché insomma il fatto che si viva
questo referendum in Basilicata come se noi fossimo altro rispetto al resto del paese denota un provincialismo a cui ci stiamo rassegnando, devo dire, in modo, per quanto mi riguarda, assolutamente inaccettabile. Detto questo, perché deve votare sì? Per il quesito. Deve leggere il quesito e basta, non deve fare altro. Deve votare sì se vuole che si riducano i parlamentari. Deve votare sì se l'italiano vuole che il CNEL sia soppresso. Deve votare sì se l'italiano e il lucano ritiene che superare il bicameralismo paritario e quindi avere la possibilità di fare leggi molto più velocemente, molto più efficacemente, molto meno contrattando con le lobby, perché questo accade quando si passa con il meccanismo della navetta dalla Camera al Senato e viceversa. Se vuole tutto questo e anche se vuole modificare il titolo quinto, perché il titolo quinto noi del centro-sinistra lo riformammo male, abbiamo scritto cose che sono ritorte contro i cittadini, che non danno certezza di chi decida cosa. Ecco perché una persona deve votare sì o no. Mi dispiace che anche Vincenzo mette sul tavolo il tema dell'italicum, perché non si vota sull'italicum. La riforma costituzionale non c'entra nulla con l'italicum. L'italicum sarà cambiato per fortuna, sia perché così ha deciso il partito nella direzione, nella commissione insediata per rivalutare come cambiarla, e sarà cambiata anche perché, come Vincenzo sa benissimo, la consulta imporrà di cambiarla. Quindi io terrei distanti i due temi. C'è un tema che riguarda questa riforma e la certezza che sarà difficile farne un'altra, poi le dirò, perché sarà complicatissimo che un senatore faccia nella prossima legislatura quello che Salvatore Margiotta ha fatto in questa, cioè voti sostanzialmente decidendo che egli stesso non possa tornare nel posto in cui è seduto, cosa che in Italia non era mai accaduto. Adesso entriamo, diciamo, proprio nel merito. Uno dei nodi principali, dei temi caldi, soprattutto per noi lucani, riguarda il titolo quinto, che già, come diceva lei, insomma, è stato fonte di contenzioso anche dopo la riforma del 2001. Cosa va a cambiare soprattutto per la nostra regione in materia energetica e sul turismo? Si sente di tranquillizzare i lucani in che modo? Allora, io qua gliela posso dire in mille modi. Parto da quello che piace di più sentire alle persone e poi arrivo anche, come dire, a un concetto un po' più hard. Prima di tutto, come è stato ben chiarito da Renzi, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che impone una revisione del titolo quinto. Poi, come è stato ben chiarito da Violante, ci sono strumenti che riguardano la tutela del territorio che comunque rimangono nelle mani delle regioni. Ma non voglio stare su questo, voglio fare un ragionamento ancora più diretto, perché dobbiamo essere chiari con gli elettori. Il suo ragionamento sottenderebbe a un altro ragionamento, e cioè, poiché fino adesso le regioni sono state perfette, il petrolio è stato gestito benissimo, il turismo è una meraviglia e la Basilicata ha fatto del petrolio una grande occasione di sviluppo nella tutela dell'ambiente e della salute in questi ultimi 25 anni, adesso che lo Stato voglia impadronirsi di deleghe che noi abbiamo esercitato benissimo, è un'offesa a noi lucani. Io non la penso così. Io penso che l'abbiamo esercitato male e penso che giustamente la politica energetica nazionale sia una questione che non possa essere nelle mani mie, del sindaco di Rocca Cannuccia e neanche del Presidente della Regione. Sulle politiche energetiche, cioè sul decidere se comprare o meno il gas dall'Algeria, se fare o meno la TAP, oppure se estrarre o meno, nella misura già decisa dalla Regione, stabilita a tavolino, il petrolio, non può essere certo una scelta che possiamo fare noi, ancor meno oggi che la Basilicata mostra elementi di decadenza da tutti i punti di vista, poi non politico, anche politico, ma su questo ci torno. È giusto che ci sia lo Stato a occuparsi di queste cose, ovviamente facendo gli accordi con la Regione. Un secondo in più, sento dire adesso che accadrà per le scorie di Scanzano. Allora, a parte che le scorie non sono politica energetica, ma Vincenzo Folino, che ne fu protagonista più di me, sa che non fu la Costituzione vigente a bloccare la scelta, come non sarà la prossima a favorirla. Quel tipo di scelte, quella scelta non fu certo bloccata dall'avere noi una Costituzione che ci salvava, fu bloccata da una politica intelligente, prima ancora che dalle sollevazioni di popolo. Quindi
io direi, tranquillizzerei i lucani, devono fare solo una cosa buona, scegliere i consiglieri regionali che diventeranno senatori nel modo migliore possibile. E questa sarà la prossima domanda, ma intanto vado da Folino, insomma, i lucani possono stare tranquilli su petrolio, turismo e quant'altro, a sentire Maggio. Non posso stare tranquilli i lucani né gli italiani, perché è vero che c'è una crisi del regionalismo, le regioni sono troppo ripiegate su se stesse, hanno una superfederazione legislativa, sono diventati troppo organismi gestionali, ma questa modifica del titolo quinto non va a cogliere questo problema. Questa modifica del titolo quinto sposta due o tre o quattro materie in capo allo Stato, ma non in tutte le regioni, perché ciò che sarà vero in Basilicata o in Puglia non sarà vero in Sicilia, in Sardegna, nel Friuli, eccetera, eccetera, perché lì non si applicano quelle norme. Quindi, se il problema c'era, ci deve essere per tutti. Poi, ovviamente, sul tema che più ci riguarda, cioè che è la questione delle stazioni petrolifere, ho ascoltato pure io le parole di Violante, è andato in soccorso di un'affermazione un po', diciamo, eccessiva di Gianni Pittella. Io il massimo rispetto di Violante, ma francamente l'assetto del territorio, la difesa del suolo c'entra poco con le questioni che attengono alle estrazioni. Allora avrebbe ragione Margiotta se non fosse stato tolto il comma 1 bis dallo sblocco Italia, cioè Renzi ha approfittato della proposta referendaria per togliere il comma 1 bis dallo sblocco Italia, che prevedeva la concertazione con le regioni. Ora, ovviamente, io sono tra quelli che politicamente, al di là di questi apprendisti stregoni che sparano cazzate sui giornali e sui social, sono tra quelli che rivendica il fatto che a precedente titolo quinto, cioè per come sarà, seppur viene trasformato, questa regione è stata capace di costruire un accordo in un rapporto federalistico e solidale con lo Stato. Poi ha ragione Margiotta, le cose non sono andate bene, ma non l'ha fatto nemmeno lo Stato, basti pensare al raccordo Tito Brienza o alla aviosuperficie di Grumento e così via dicendo. Ma guarda caso, gli stessi che sono stati protagonisti di questo deficit, di questa debolezza delle regioni, sono gli stessi che sono totalmente acquiescenti verso Renzi. Quindi la riforma costituzionale, che ancora di più accentra i poteri in capo allo Stato, ci fa dire che la Basilicata non avrà quasi più voce in capitolo, anche perché la sua classe dirigente è totalmente supino a Renzi. Quindi dire no significa dire no a Renzi, no a Pittella, no alle compagnie petrolifere, no a questa Basilicata che rischia di scomparire. Sentivo Margiotta sorridere. No, no, vabbè, Vincenzo è sempre colorito e intelligente nelle sue espressioni, anche quando non le condivido, e quindi mi ha fatto un po' sorridere. No, io appunto torno al tema di prima e ancora una volta vedo che anche confrontandomi con una delle persone più intelligenti nella politica lucana non riesco a stare al tema, perché il tema non è se Renzi e Pittella piacciono, cosa su cui voteremo alle elezioni politiche, alle elezioni regionali. Il tema è se questa riforma perfettibile, migliorabile, certo, assolutamente, come ogni cosa, ci mancherebbe, chiunque abbia esperienza di procedimenti legislativi sa bene che la legge che viene approvata, qualsiasi legge sia, ha sempre qualche momento di mediazione che la rende meno efficace del momento in cui la legge stessa è stata pensata. Ma noi votiamo su questo, cioè votiamo su una semplicissima cosa. Con tutti i limiti della riforma, è il caso di cambiare qualcosa in Italia? È il caso che solo una Camera dia la fiducia? Ricordo ai cittadini che il miglior governo degli ultimi 10 anni, senza alcun dubbio, fu il governo Prodi. 2006-2008 gennaio, un anno e 6 mesi. Un governo che, messo in crisi da un caso giudiziario che coinvolse la moglie del Ministro della Giustizia, provò a riscattarsi andando davanti alle Camere chiedendo la fiducia, e dopo un bellissimo intervento di Prodi, noi deputati, io all'epoca ero deputato, ci alzammo in piedi, commossi, standing ovation, una bellissima giornata di politica, un discorso che ancora io ricordo, fiducia piena, dopo 3 ore era in Senato. In Senato Turigliatto, Pallaro e
e qualche altro apprendista stregone, anche qua il termine è azzeccato, fecero cadere il governo e ricorderete tutti le scene in cui uno mangiava la mortadella in dileggio a Prodi, l'altro apriva lo spumante in dileggio a Prodi. Dopo 3 mesi abbiamo avuto Berlusconi e poi Monti per 5 anni. Con questa riforma la fiducia alla Camera sarebbe stata sufficiente per consentire a Prodi altri 3 anni di governo e credetemi, sarebbe stato un bene per l'Italia e per la Basilicata. Peraltro avevamo un viceministro alle attività produttive di prima qualità. Polino, vuole aggiungere ancora qualcosa oppure cambiamo argomento? Diciamo, apprezzo molto la moderazione dell'amico Margiotta, perché a differenza diciamo, dei renziani spinti, essendo un esperto di politica, lui sa che il 5 mattina il sole sorgerà di nuovo e tramonterà di nuovo, la borsa funzionerà tale e quale, quindi sa che la politica italiana dovrà tornare a riflettere e a ragionare su come supera la malattia del paese, l'ha detto lui, la malattia è il fatto che non c'è una norma adeguata a garantire la governabilità, io penso però che serve una norma adeguata anche a garantire la rappresentanza, in particolare delle regioni, in particolare anche di questa Basilicata, e questo viene fatto con l'Italicum, che poi forse diciamo si modificherà, forse la Consulta dirà che va modificata, ma se Renzi vince con questo suo modo di fare, con questa sua presunzione totale, non modificherà un bel niente e poi perderà anche le elezioni politiche, perché poi le elezioni amministrative dimostrano che quando tu forzi la mano il secondo, il terzo vota per il secondo, non per il primo, e perdi dappertutto, e così accadrà anche a Renzi, ma la moderazione di Margiotta nell'utilizzare questi argomenti complicati e il suo esempio su Prodi ci dice esattamente questo, cioè che il tema vero non è solo il momento costituzionale sul quale io ho molte critiche di merito da fare, se ne avremo tempo, ma è il fatto che il combinato disposto della modifica costituzionale e della legge elettorale non ci garantisce né governabilità né rappresentatività. Se si voleva fare il presidenzialismo, tanto valeva non farlo di fatto, ma farlo come si deve, con i dovuti contrappesi. Questo non lo so se sei stato d'accordo, probabilmente sì, ma almeno avevi una scelta limpida. Invece hai fatto un papocchio che non ci porterà da nessuna parte, perché poi accadrà che il giorno dopo il Senato può richiamare tutte le leggi, accadrà che il contenzioso che si è detto negativo per la storia delle regioni si riproporrà in altre dimensioni. Quindi o si affronta il tema per quello che è fino in fondo, con limpidezza e con chiarezza, oppure si fa tutte queste cose che fa Renzi, che vuol ridurre i politici, che lui non sarebbe la casta, diciamo, lui che ha messo di nuovo in campo, fatto il rottamatore e poi ha ricandidato persone che hanno fatto già 3 mandati, 4 mandati. Questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, questo modo di fare di Renzi. È un affascinatore, un affabulatore, lo dico in Lucano, è un imbroglio a popolo. E allora passiamo proprio al nuovo Senato, che dovrebbe fungere poi da Camera delle Autonomie, una riduzione a 100 membri, ma anche una riduzione in proporzione della rappresentanza lucana, che passerebbe da 7 a 2. No, da 6 a 2. Da 6 nessuna, a 2. No, siccome l'ha detto pure un consigliere regionale. No, scusi, stiamo ai numeri, perché sennò... No, 6 a 2, oggi siamo 6. Siamo 6 e 7 alla Camera. 6 e 2 rispetto a 100 è uguale a 6 rispetto a 300. E quindi ci sarebbe secondo lei un problema di un'esigua rappresentanza, seppur mantenendo le proporzioni, e comunque con quale metodo vanno ad essere eletti? No, la rappresentanza non è esigua, se la paragoniamo alla composizione del Senato, i 3 senatori, 2 quanto sono? 2 più poi un sindaco. No, 2 compreso il sindaco, un sindaco e un consigliere, 2 su 100. Però diciamo i nostri 2 su 100 sono... Mentre la popolazione è l'1%. La popolazione della nostra è anche abbondante, meno dell'1%. Il problema è un altro, che non saranno eletti da nessuno, si dice che già il consiglio regionale in conformità potrebbe valere per il consigliere regionale, se viene messo sulla scheda, non sappiamo che cosa accadrebbe per il sindaco, per esempio avremo che il sindaco di Roma, che non ha una maggioranza ampia, non andrà mai nel Senato, noi avremo un Senato di nominati, avremo un Senato che non ha, innanzitutto non ha nessuna, ha una funzione diciamo abbastanza simile a quella della Camera, tranne la fiducia, ma questo diciamo è comprensibile, potrà richiamare le leggi, si occuperà dei trattati, ma non si occuperà del bilancio.
avrebbe avuto un senso un Senato nel quale le regioni, un Senato delle regioni, dove le regioni pesavano ognuno per la propria popolazione. Allora avresti avuto una dinamica, una dialettica, la Campania, Basilicata oppure nelle regioni del nord, e provare per questa via a trovare delle soluzioni. Così non sarà. 5 rinomini il Presidente della Repubblica, 21 sindaci non si sa come, 74 consiglieri regionali, un Senato fatto da dopo lavoristi, dopo, diciamo, la presenza di senatori di grande qualità come Margiotta, che non riuscirà a fare assolutamente granché. Quindi sarà un Senato di dopo lavoristi, come dice Folino, c'è questo problema e anche il metodo allora, della scelta. Allora, io sempre per totale onestà, perché c'è un'età nella quale uno vuole dire la verità fino in fondo, le dico che sarebbe stato molto più ragionevole approvare la legge com'era, e cioè con l'elezione dai consigli regionali, perché un'elezione indiretta costringeva il consigliere eletto dal consiglio regionale a rispondere al consiglio regionale e quindi a essere uomo di quel contesto. Invece, in virtù di una mediazione che c'è stata in Parlamento, soprattutto su spinta di Fornaro, Chiti e una serie di senatori di minoranza, si è cambiata la legge e si è detto che si designa il Consiglio regionale formalmente, mantenendo quindi un passaggio indiretto per i motivi che poi dirò, ma sostanzialmente lo eleggono i cittadini. Poi è stato presentato un disegno di legge Chiti-Fornaro, che era quello che si era battuto per ottenere questo cambio dell'articolo, e questo disegno di legge, che Renzi ha detto sarà la legge che approveremo subito dopo il referendum, dice che ci saranno due schede, una scheda per eleggere il consigliere semplice e una scheda per eleggere il consigliere senatore. Il paradosso, uno dei tanti, poi ci tornerò durante la trasmissione, di questa vicenda, è che Fornaro, che ha ottenuto lui personalmente, perché me la ricordo bene la sua battaglia, senatore Dem piemontese intelligente, ha ottenuto che riscrivessimo questa norma che stabilisce che sono i cittadini a scegliere il consigliere senatore, e poi, diciamo, capeggia anche lui, come il nostro Speranza, i comitati per il no. In una dinamica paradossale della politica italiana, per cui uno ottiene un emendamento e quindi cambia la legge esattamente come lui voleva, poi esce dall'aula e si organizza per far cadere quella legge che egli stesso ha cambiato, un po' svilendola dal mio punto di vista, secondo le sue volontà. Ma questo è uno dei tanti paradossi della politica. Quanto alla qualità, Vincenzo, dicevo ieri, sentendo un bell'intervento del nostro amico Santarsiero, che ce ne fossero senatori di quella qualità oggi in Senato, lui saprebbe fare bene gli interessi della Basilicata. Poi certo, se ne mandano altri, e qui mi taccio. Il sindaco riuscirebbe a fare il doppio ruolo? Allora, su questo ancora una volta ci metto un po' di sincerità. Per il consigliere regionale sicuramente sì, i consiglieri regionali lavorano poco, mi dispiace, non è paragonabile l'impegno di un parlamentare, Vincenzo lo sa bene, con quello del consigliere regionale. Per un sindaco bravo stare un paio di giorni a Roma può diventare faticoso, però è anche vero che i sindaci bravi a Roma ci vanno, e come, perché un sindaco che non vada a Roma un paio di giorni a settimana non sta facendo gli interessi della sua città, e nell'andare a Roma si può anche occupare bene delle vicende che riguardano il paese, perché poi tenga anche presente questo che non dice nessuno: nel momento in cui i nostri due lucani, chiunque siano, si trovano in un contesto nazionale, come dire, un po' più sfidante, per usare un termine che oggi va di moda, un po' più all'altezza, un po' più, insomma, un po' più competitivo del Consiglio Comunale di Potenza piuttosto che di Matera, probabilmente ne crescono anche, cioè c'è, insomma, la contaminazione aiuta sempre se uno ha la qualità di stare in campo e di farlo avendo ovviamente un po' di spalle robuste. Quindi che timore c'è? Il timore è se i lucani scelgono male, ma a questo punto la scelta sarà nelle loro mani. Quindi Polino, c'è una possibilità di crescita, non è visto come un momento di insomma, una perdita di tempo? A giudicare la politica degli ultimi anni, insomma, mi pare un termine, mi pare troppo ottimista, ma si capiva. Cioè, ma apprezzo la sincerità di Margiotta, che tutto sommato. Ma non sarebbe stato meglio abolirlo del tutto il Senato? A questo punto assolutamente sì.
diciamo, io apprezzo l'onestà di Margiotta, l'onestà politica di Margiotta, perché come dire, sostiene la tesi fino in fondo, tanto voleva fare molto più seriamente. Fa riferimento a tutti questi guazzabugli dentro il PD, guazzabugli dai quali io, diciamo, ho deciso di andare, proprio per tutte queste confusioni che ci sono, ma i guazzabugli del PD sono già negativi per il PD e per il Paese in generale. Sono ancora più negativi quando parliamo della casa comune, quando parliamo della Costituzione, delle regole fondamentali che avremmo dovuto, come dire, provare a vivere in maniera condivisa, non con questo ping pong che pure è stato fatto, come dire, antipatico tra le varie parti del PD, senza costrutto e senza risultato. Con questa divisione voluta da Renzi, che ci ha messo di su, ha detto qui votate su di me, se vince il no io lascio la politica, torno a casa, e poi diciamo salvo a rimangiarsi tutto questo. Quindi diciamo nei guazzabugli del PD, che purtroppo rischiano di buttare non l'acqua sporca della mala politica, ma il bambino, che è la Costituzione, la partecipazione democratica, Renzi ci ha messo molto 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 del suo. E Margiotta preme per rispondere anche a lui, però sì. Chiedo se non sarebbe stato meglio abolirlo del tutto anche agli occhi degli italiani e dei lucani. No, allora anzitutto ancora una volta, diciamo, non voglio usare la simpatica frase detta da Prodi ieri, ma insomma, anzi la uso, che dice meglio succhiare l'osso che il bastone. Voglio dire, qua il problema non è che noi votiamo al referendum tra un senato totalmente abolito e un senato ridotto. Votiamo tra un Senato ridotto e un Senato che rimane così com'è. Quindi l'altra scelta, che pure poteva avere un suo senso, non c'è, non è su quello che votiamo domenica. Ma non sono d'accordo, esattamente perché questo argomento l'avevo messo prima, lo Statuto delle Autonomie va insieme alla riforma del Titolo V. È vero che si centralizzano alcune decisioni, ma è pur vero che tu fai un Senato che serve esattamente a far da compensazione rispetto ai poteri regionali, per cui solo un Senato delle Autonomie può garantire un giusto contrappeso alla centralizzazione di alcune decisioni, quindi va bene il Senato delle Autonomie. Poi come è stato costruito ci possiamo ragionare, appunto su come è stato costruito ci possiamo ragionare, ma in linea di principio va bene. Seconda puntualizzazione, io lo dico sempre di D'Alema, vale anche per Vincenzo, loro non cadono in una contraddizione, loro la legge non l'hanno votata, va benissimo. Io dico, com'è possibile in Italia, perché solo in Italia è possibile, che i parlamentari del mio partito, compreso Roberto Speranza, che ha votato 3 volte una legge, esce dall'aula e diventa il capo dei comitati per il no. Cioè, è una cosa paradossale di cui i cittadini dovrebbero chiamare uno a rispondere, gli dovrebbero dire, caro mio, ma se tu sei un parlamentare col mio mandato, perché voti una legge e poi ti schieri per l'abolizione della stessa? Perché delle due l'una, o hai sbagliato lì e quindi hai esercitato male il mandato che io ti ho dato fidandomi, o stai bleffando ora, o stai imbrogliando ora. Guardiamo che non puoi tenere, non puoi tenere tutte e due le cose insieme. Tenere tutte e due le cose insieme è una contraddizione che in un paese civile basterebbe a far cadere gli argomenti, ma in Italia la mettiamo sempre sulla politica. Allora, siccome il problema è Renzi, va bene che i parlamentari che hanno votato 3 volte una legge escono e si organizzano contro quella legge. Vincenzo non l'ha votata, assolutamente, lineare, punto, fa bene, è il no. Io sono il sì, l'ho votata, ma io non riuscirei mai a fare campagne contro me stesso, contro una legge che io ho votato, perché se no svilirei quel che ho fatto nell'aula parlamentare. Quando io voto, siccome ho un senso alto delle istituzioni, do grande valore a quel ditino che schiaccio, che uso per schiacciare il pulsante, e se voto me ne assumo le responsabilità fino in fondo. E ora una domanda personale, andiamo a... su questo abbiamo ancora tante domande, fondamentale. un flash. Sì. Ora non è che devo difendere io Speranza, poiché la mia scelta, diciamo, è stata una scelta chiara e netta, proprio per evitare tutti questi incasinamenti. Ma a onor del vero, Speranza, Bersani, la minoranza Dem hanno sempre detto e hanno sempre chiesto il cambiamento dell'Italicum, hanno sempre detto che avrebbero votato sì solo se veniva cambiato l'Italicum. Ora l'Italicum non è stato cambiato, il gruppo deve essere cambiato, ci si accontenta di una mezza carta, appunto dei soldi guazzabugli del PD,
firmato qualche giorno fa da una commissione interna. Dobbiamo ricordare che nell'approvazione dell'Italicum c'è stato un atto di forza francamente inaccettabile da parte di Renzi e del governo, e cioè la sostituzione di 10 membri di minoranza della Commissione Affari Costituzionali e l'imposizione della fiducia. Ora, tutte queste questioni, questa ambiguità che c'è nella discussione interna al PD, provocherà gravi danni al PD, gravi danni al centro-sinistra, gravi danni al Paese. Ora, l'atteggiamento prudente di Margiotta, che io, diciamo, con il quale ho avuto relazioni politiche positive e rigorose sempre, anche avendo spesso avuto posizioni differenti, qui il segretario della Margherita, io il segretario dei DS, c'è il rispetto però di aver sempre avuto di questi tempi. La sua prudenza, come mi fa capire che anche in quella parte c'è chi comprende che bisogna far tornare, bisogna tornare alla politica, cioè si capisce che il timore di Margiotta è che il no prevalga, e così come vale altrettanto per l'SDC, sia chiaro, io penso che prevarrà il no, ma il problema ci sarà per tutti, cioè il problema non è il 4 dicembre che ci hanno abbuffato con tutto questo bombardamento, il problema vero è che si fa dal 5, ci sono problemi debito pubblico, problemi delle banche, problemi finanziari, problemi occupazionali, ci sono tante questioni che dovranno essere affrontate. Quindi dare questa idea che il 4 dicembre chissà che succede, no, è dal 5, e l'atteggiamento di Margiotta mi conforta, perché dalla sua saggezza politica sa bene che dal 5 bisognerà con molta pazienza e molta calma riprendere le questioni. Sì. Torno, posso? Al volo. No, diciamo, il mio rigore nell'affrontare questi argomenti non sembri prudenza o timore di sconfitta. Io sono convintissimo che vinciamo, Vincenzo. Sono altrettanto convinto sono altrettanto convinto che il 5 dicembre, come avreste detto voi con linguaggio di una certa sinistra, cambia fase. La fase cambia comunque. Però io penso che vinceremo, e penso anche che il lavoro di ricomposizione politica assolutamente necessario dal 5 in poi sarebbe reso difficilissimo dalla vittoria del no, per il semplice fatto, lo dico sempre, lo voglio dire anche qui, che c'è una cosa che a me ha colpito moltissimo, Vincenzo. Nell'ultimo sondaggio sul referendum di Repubblica, l'ultimo, come si dice, pubblicabile, benissimo, eravamo dati dietro, adesso i dati che noi abbiamo sono di grande recupero, ma insomma lo metto dopo. Quindi non era un giornale che faceva una cosa per farci una cortesia. Alla seconda domanda, chi è il vostro leader? Quelli che votano sì rispondevano Matteo Renzi, ovvio. Quelli che votano no rispondevano Di Maio, Salvini, Grillo. Io non so, scorrendo la classifica perché si fermava ai primi tre posti, a che posto avremmo trovato D'Alema e Bersani. O Berlusconi. Voglio dire, quello di cui non si rendono conto i sostenitori del no è che questa volta davvero stanno facendo un favore con i fiocchi ad un mondo che otterrà un dividendo politico dal no, e l'unica ad ottenere il dividendo politico dal no non sarà la sinistra Dem e manco la sinistra italiana, e non sarà manco Berlusconi. Il dividendo politico del no lo ottiene Grillo. Quando Renzi dice, con una frase secondo me molto felice, a Berlusconi, che dice poi il 5 dicembre ci sediamo allo stesso tavolo, e quello gli dice a me non mi trovi su quel tavolo, trovi Salvini, Di Maio e Grillo, dice una cosa verissima. E vedremo. Andiamo avanti però sulla una domanda al Margiotta politico. Se vince il sì, lei dove si vede nella prossima consigliatura? Nuovo Senato, un ritorno alla Camera, o addirittura potrebbe puntare a detronizzare il governatore Pittella, no, in Basilicata? Mai detronizzare nessuno. Marcello ha detto che vuole ricandidarsi, lo farà, avrà il mio appoggio, e sarà sicuramente una bella avventura. No, diciamo, uno dei miei maestri politici mi insegnò tanti anni fa, io ero ancora nel movimento giovanile della DC, che non si fa mai la regola togliti tu che mi devo mettere io, per cui quando sarà il momento di scegliere vedremo quali sono le condizioni, cercheremo di capire se c'è un contributo da dare. Certo, mi piacerebbe continuare a fare politica, non lo nego, dopodiché insomma, chi mi conosce sa che anche se così non fosse non ne farei un dramma. Con un po' di modestia credo che potrei essere ancora utile alla Basilicata, lo dico perché ne sono convinto, anche se so che è una frase che può non piacere. Sì, sono convinto di poter essere ancora utile a Lucania. Invece, a prescindere dal no, cosa
cosa c'è nel futuro politico di Vincenzo Folino? Non lo so, non, diciamo c'è una difficoltà mia a fare politica in questo contesto di troppa personalizzazione. Io ho fatto le mie scelte, diciamo, rivendico il merito di aver, diciamo, contestato Renzi, in particolare sulle vicende del petrolio, di aver detto la mia a Di Battista in aula per il loro modo di fare. Sono un politico anomalo, sono sempre rimasto, diciamo, un po' in mezzo alla gente, tra la gente. Ma le piacerebbe restare a Roma o tornare? No, a me piace, a me non, questa cosa mi interessa molto, molto relativamente. Forse tornerò a fare le mie cose, non sei tu che devi decidere dove devi andare, sono gli altri che possono ritenerti utile, utile o meno utile. Torno sulla vicenda del referendum. Insomma, le parole di Margiotta confermano la tesi, e cioè che dietro il sì c'è il voto per Renzi e che è una sorta di plebiscito, che Renzi gioca anche sulla paura, che Renzi gioca con tutte queste cose che va dicendo. Invece noi qui votiamo sulla Costituzione. Il giorno dopo, il 5 dicembre, a me interessa poco di Grillo, di Salvini e degli altri, a me interessa che rimanga una buona Costituzione e che invece non ci sia una mala politica. E qui dobbiamo dirci le cose come stanno. Prima ha citato Margiotta, il presidente Prodi ha detto che la riforma non è buona, che il modo di portare avanti le cose di Renzi non sono buone, non sono giuste, però dice, citando un proverbio, le cose che a me piacciono molto, che gli diceva il nonno, che è meglio succhiare l'osso che il bastone. Ora, io penso che di questi tempi sarebbe opportuno non succhiare né l'osso né il bastone, ma in questa metafora c'è tutta la storia di questo momento del Paese, e cioè che Prodi teme il bastone, che Prodi si schiera insieme a Juncker, a Schäuble, insieme ai conservatori, ai popolari europei. E dopo che anche Prodi e la classe dirigente del PD, del centro-sinistra italiano, ha fatto errori enormi, cioè hanno consentito un rafforzamento ad est della parte tedesca dell'Europa, l'Italia si è indebolita, l'Italia si è impoverita. Ora, tutte queste mosse che Renzi fa, che fa finta, prima va a Ventotene e fa il manifesto di Ventotene, poi fa finta, non viene invitato al tavolo e fa l'offeso, poi attacca l'Unione Europea, e poi vediamo, insieme a lui ci sono, c'è il mondo della finanza, ci sono le grandi banche e c'è, diciamo, il simpaticissimo ministro delle finanze tedesco, Schäuble, che tutti quanti conoscono, e che anche Prodi si piega a questo e ci faccia capire, anche lui usa questa parola, diciamo così, che mette paura, il bastone, attenzione al bastone, succhiatevi l'osso, attenzione al bastone. Beh, la risposta a queste persone, degli italiani, sarà una risposta forte, sarà una risposta fragorosa, perché noi abbiamo le nostre capacità, oltre che i nostri difetti, siamo in grado come nazione di autodeterminarci, siamo in grado di fare le nostre cose, e non possiamo stare al soldo né di JP Morgan, né di Schäuble, né di Juncker e di questi altri che aspirano a fare i loro camerieri. Folino, però tornando un attimo ai, diciamo, agli affari di casa nostra e dei locali, lei ha parlato di voto su Renzi, ma è anche questo un referendum, un voto su Pittella? Che risvolti potrebbero esserci dal 5 dicembre anche sul governo? Noi votiamo sulla Costituzione. In Parlamento c'è una maggioranza a favore di Renzi. Renzi ha il dovere di governare. Quando Renzi avanza la paura del governo tecnico, ma chi lo può fare il governo tecnico? Lui medesimo, perché altrimenti tutto questo non c'è, una costrizione che vuole fare verso la gente, mettergli paura per fargli votare sì. Quindi è pacifico che dopo, dal 5 di dicembre, ci sarà un governo guidato dal PD, guidato da Renzi. Io penso di sì, perché Renzi è così astuto che non lascerebbe mai, non lascerà la presidente Palazzo Chigi per guidare solo il Paese, in base sulla vicenda regionale. Ma Pittella mi pare al capolini già da su, altro che riproporsi al presidente per la prossima consigliatura. Francamente mi pare al capolini, lui e il suo governo
il suo governo regionale. Non so poi se dopo Di Pittel ci sarà Margiotta, ci sarà Andezzo, chi ci sarà per la loro parte, perché noi costruiremo un'alleanza civica, progressista e ambientalista che se la giocherà in un contesto che già normalmente è tripolare in Italia, perché ci sono i 5 Stelle, il centrodestra e il PD, in Basilicata la quadripolare, cioè il centrodestra, i 5 Stelle, il PD e la coalizione civica progressista ed ambientalista che potrebbe come dire, ridare una prospettiva a questa regione. Quindi Forlino già guarda avanti e delinea alcuni scenari. Lei invece che idea si è fatto? Se dovesse vincere no c'è un rischio governabilità? Assolutamente sì. Per quanto riguarda Pittella e la sua giunta, io non ritengo che sia al capolinea, ritengo che dopo una stagione complicata, acuitasi e come dire, complicata ancora di più dalle vicende del mese di luglio in cui non riuscimmo ad eleggere il segretario regionale e fu nominata la giunta attuale, io penso che dopo il 5, ma Marcello è assolutamente consapevole, sia del tutto necessario rimettere la palla al centro e ragionare sul partito e anche sugli assetti di giunta, ma questa è la partita che vedremo dal 5 in poi, qualsiasi cosa accada, io spero, diciamo, dopo che abbia vinto il sì. Naturalmente non è un referendum su Pittella, non è neanche su Renzi, anche se Renzi stesso ha, diciamo, in qualche modo ha fatto sì che apparisse tale. Violante ha detto l'altro giorno una cosa vera, il sale della democrazia è che ogni volta che si vota con una scheda si vota per quella cosa. Allora, quando si fanno le amministrative e si vota il sindaco di Potenza, non si vota sul referendum e non si vota manco sulle politiche nazionali. Quando si vota sulle politiche nazionali non si vota per il sindaco di Potenza, quando si vota sul referendum si vota sul referendum. Quando si fa passare un messaggio opposto e che non si vota su quello ma si vota su altro, si fa un cattivo servizio dal mio punto di vista allo stesso concetto di democrazia. Vincenzo, scusami, ma quello è un imbroglio, no? Gli imbrogli di Renzi. Cioè, dire che si vota su Renzi è un imbroglio, si vota su quel quesito. Per quanto riguarda le compagnie, diciamo, io non voglio entrare sul tema, ma insomma mi spalancheresti una porta aperta dicendo che dovremmo sentirci in imbarazzo ad essere alleati con Juncker e gli altri che hai citato, perché insomma avrei molta facilità a ricordarti con quali persone a te assolutamente indigeste stai facendo la battaglia per il no. Ma l'ha detto bene il presidente Renzi e io sul tema non entro, perché so che queste compagnie ti imbarazzano e non ti voglio costringere a difenderle. A proposito di... Non c'erano proprio con me queste compagnie. Questi voteranno no dal loro punto di vista. Noi votiamo no per difendere la Costituzione. E meno male che c'è un pezzo di centro-sinistra, di sinistra che vota no e che la vittoria del no non sia ascrivibile unicamente alla destra populista. O ai populisti di Grillo. L'entrata in campo di Prodi, che a voi fa tanto piacere e che a me, diciamo, mi lascia anche un po' indifferente, è invece una spinta, una sollecitazione anti-europeista in Italia, e questo dovreste capire dal 5 di dicembre in poi, che anche Prodi ha nella vicenda europea, spingerà e soffrirà ancora di più sul fuoco. Cioè, l'opinione mia è che Renzi politicamente, dopo aver vinto le europee, poteva fare molto meglio e accreditarsi come un leader veramente capace di produrre condivisione anziché andare a fare il patto nazareno segreto e riservato con Berlusconi e Verdini. E adesso, diciamo, questi qui rischiano di perdere le elezioni, potrebbero finanche vincere una vittoria di Pirro se vince sì, perché un attimo dopo perderanno le elezioni politiche. E questo modo di stare insieme a Schäuble e a Juncker e agli altri spingerà gli italiani, come è già accaduto anche in America e come accadrà in Francia tra poco, a scegliere l'altra parte. Quindi questo è il bel risultato della grande scienza politica di Renzi, un giocatore di azzardo, uno che va a diciamo, sfide con, se no con una coppia di jack in mano. Però su questo, Vincenzo, mettetevi d'accordo, perché sento le considerazioni... Sendo considerazioni frequenti di chi dice ama Renzi la riforma, come scrivemmo nel manifesto dei valori del PD, facevo pure io parte all'epoca di Veltroni della commissione che scrisse quel manifesto, le riforme si fanno d'accordo con le forze di opposizione. Allora oggi la critica è perché non l'hai fatto con l'accordo delle forze di opposizione? Bene, non ci sta però contemporaneamente questa critica col patto del Nazareno, perché il patto del Nazareno era fatto per fare le riforme insieme.
Allora, ancora una volta, sempre per un po' di coerenza, o andava bene il patto del Nazareno, oppure va bene fare le riforme senza Berlusconi e senza l'opposizione. Peraltro sai benissimo che nella prima lettura la votammo insieme alle opposizioni, poi dopo no, per i motivi noti e stranoti. Quindi diciamo, non mi scandalizza il patto del Nazareno, che era finalizzato a quello e che peraltro, altra cosa che si tende a dimenticare, l'ha ricordata molto bene ieri Giacomelli a Potenza, il sottosegretario Giacomelli, si dimentica che noi rieleggemmo Napolitano che venne in Parlamento a sferzare noi parlamentari e a dire: ho accettato di fare il Presidente della Repubblica perché voi non siete in grado di decidere null'altro, ma lo accetto a condizioni che voi siate in grado di fare una riforma costituzionale. E il mandato di Renzi era quello, quindi al di là della personalizzazione, al di là della personalizzazione, al governo Letta e poi non al governo Renzi, dove stai sereno nella campanella. D'accordissimo, ma, poi, il governo Letta muore anche perché le riforme erano ferme e lui appena ha preso il campanello, come dici tu, le riforme le ha fatte marciare. E adesso vi garantisco, ma ve lo garantisco perché conosco l'animus medio del parlamentare, anche un po' più di quanto lo conosca Vincenzo, perché sono stato qualche anno in più in quei palazzi, voi, un altro Senato in grado di riformare se stesso, gli italiani se lo sogneranno per 30 anni, perché il prossimo senatore non farà come ho fatto io, un voto contro di me, chiaro? Ma dirà: io perché devo riformare il Senato, visto che il popolo si è opposto a tale riforma? Io sono un servitore del popolo, il popolo ha detto no al Senato delle Autonomie e va bene il Senato com'è e ce lo terremo per altri 30 anni. Ecco perché bisogna essere razionali in questa scelta, ma, e non farsi creare. Ma tanto problema questo Senato, ma scusate, se Renzi dice che in questi 3 anni ha fatto tutte queste grandi scelte, ha fatto la più grande rivoluzione, che questo gladiatore rivoluzionario, eccetera, lo ha fatto, ma non vorrei offendere Renzi, lo ha fatto con il bicameralismo. Le leggi in questo paese se ne fanno velocemente, rare volte c'è la terza lettura, di leggi se ne fanno molte scritte male e non applicate. La verità è che Renzi ha costruito un meccanismo tra riforma costituzionale e Italicum, costruisce un vestito su se stesso. Avremo una Camera di nominati, sia nei partiti di maggioranza che in quelli di minoranza, una Camera che si eleggerà il Presidente della Repubblica, si eleggerà i giudici costituzionali, così come il Senato in mano al centro-sinistra, si eleggerà i membri del CSM. Bene, questa cosa non va bene né se è Renzi, né se è Grillo, né se è Salvini, né se è Follini, che non sarà mai. Ecco perché noi dobbiamo difendere la Costituzione, difendere le istituzioni democratiche, perché poi la politica il suo corso la fa e la politica dovrà trovare le soluzioni. D'altra parte, il mio amico e il suo amico Combiando Longo ha tentato più volte di spiegare che l'unica possibilità per riformare la Costituzione sarebbe rifare un'assemblea costituente, perché devi trovare la maggioranza nella rappresentanza degli italiani, ma forzare con i voti di fiducia, con le minacce come è stato fatto. Certo, dice Margiotta, io da senatore ho votato il mio scioglimento e questo, come dire, gli farebbe onore se non fosse stato fatto il papocchio che è stato fatto, ma sostanzialmente queste forzature fatte da questo signore Fiorentino sono forzature che rischiamo di pagare amaramente. Purtroppo gli italiani a volte hanno assunto come modello Achille Lauro, adesso i campani gli piace De Luca che fa del clientelismo una religione, forse gli potrebbe anche piacere Renzi con questo suo modo di fare, questa sua teatralità. Agli italiani piacque tanti anni fa anche Mussolini, salvo poi che nel 1940 mandò i nostri nonni, i nostri bisnonni in Russia con le scarpe di cartone. Quindi attenzione a questi grandi scienziati, questi grandi rivoluzionari. Margiotta, facciamo un attimo un passaggio. Per noi si parlava prima di candidature, di Europa, di Juncker e quant'altro. Di queste ore la notizia della candidatura alla presidenza del Parlamento europeo da parte del lucano Gianni Pittella. Ecco, un commento su questo. Una brevissima replica a Vincenzo, perché altrimenti
il clima, come dire, sereno, poi farebbe passare delle affermazioni troppo forti. Insomma, il paragone di Renzi con Lauro e Mussolini mi pare eccessivo, Vincenzo, veramente eccessivo e naturalmente assolutamente. Sì, adesso è una tragedia, qui una farsa. È assolutamente inaccettabile, ma insomma, detto questo, io penso che sarebbe una cosa ottima per la Basilicata. Spero ce la faccia, lui già quando è stato eletto, era stato il vicepresidente vicario uscente, puntava a quell'incarico, sarebbe una santificazione e una sublimazione della sua carriera politica. Per la Basilicata sarebbe una cosa importante, abbiamo già avuto un presidente del Parlamento europeo che è Emilio Colombo, mi auguro che gli possa eguagliarlo. Ieri gli ho fatto un sms affettuoso, gli ho fatto l'in bocca al lupo e spero assolutamente che ce la possa fare. Volevo replicare a Vincenzo su tante cose, ne dico una sola. La riforma costituzionale non l'abbiamo mai votata con la fiducia, Vincenzo, mai. Nessuna dei sei. E l'Italicum sì, ma l'Italicum, a parte che sarà, perché poi anche qua dobbiamo essere rigorosi fino in fondo, soprattutto quelli del mio partito, non è un obbligo per te. Ma se si fa una commissione di 5 persone, presidente del partito, vice segretario, 2 capigruppo, e entra per la minoranza non il signor nessuno, ma il candidato dell'ultima volta contro Renzi. Chiaro? Cioè no, non è che Cuperlo è uno preso per la strada, era il candidato per cui ha votato Vincenzo, che all'epoca stava nel PD. Se questa commissione fa un deliberato, delle due l'una, allora uno dice io non ci credo perché voi siete truffaldini e non capisco perché rimane nel partito, oppure ha il dovere in un partito che funzioni di fidarsi di 5 persone che sono il presidente del partito, il vice segretario, i 2 capigruppo di Camera e Senato e il leader della minoranza nel precedente referendum, se no vengono meno e purtroppo stanno venendo meno, per questo sono preoccupato del 5 comunque vada. Vengono meno gli stessi riferimenti sostanziali del modo di stare insieme. Come si sta in un partito se non ci si fida di questo? Oppure l'argomento, sì, è vero che Roberto, che ad onor del vero si è dimesso, gesto politico che io riconosco essere stato di alta levatura da capogruppo, è vero che Roberto spiega il suo no con l'Italicum, ma la frase è troppo tardi ora, Vincenzo, è una frase che in politica non esiste. Non esiste, tu sai bene, poiché abbiamo la stessa cultura politica, in politica non è troppo tardi, non è mai troppo tardi. Se c'è un impegno vero, c'è un anno e mezzo per fare una legge, il tema non è che è troppo tardi, il tema è che non ti fidi. E allora trai nelle conseguenze, ma non puoi rispondere troppo tardi. Preferisco che dici non mi fido, è un altro discorso, non so se è chiaro. Fernanda, se vuoi aggiungere un attimo su replicare a Margiotta e poi la domanda che era su Gianni Pittella. Sì, ma diciamo le cose che dice Margiotta mi fanno, come dire, commentare che questo PD non è affidabile. Ma come dovrei affidarmi questi qui? Io ho fatto una scelta di coerenza, di difesa dei miei ideali, perché c'era poco oramai da fidarsi, in particolare sulle vicende dello Sblocco Italia, del petrolio in Basilicata, i problemi che riguardano la Basilicata. Sulla vicenda di... Ma io auguro a Gianni Pittella di poter diventare il Presidente del Parlamento europeo. Vorrei ricordare che, contrariamente a quando si vuole dire che chissà che cosa ci sarebbe, che pur essendo stato io più volte, come dire, un po' offeso, mi si è chiamato zavorra sovietico una volta, poi mi si è detto fuori la zavorra del Parlamento un'altra volta, poi mi si è detto il titolo dell'articolo 5, eccetera, io con molti miei amici decidemmo all'Europeo 2014 di votare Gianni Pittella e stimiamo, diciamo, un modesto contributo, perché diciamo fu modesto, perché non è che le cose fossero come un tempo, perché in altri tempi gli abbiamo dato un sostegno ancora maggiore, ma l'ultima volta gli abbiamo dato almeno 10.000 preferenze. Questo gli ha consentito di fare il primo eletto nella circoscrizione meridionale e ha contribuito al suo prestigio. È diventato capogruppo al Parlamento europeo, gli auguro di diventare Presidente del Parlamento europeo, un lucano, e quindi al di là delle polemiche politiche non c'è che augurarsi questo. Però c'è da dire due cose: che i socialisti europei, diciamo francamente, mi paiono abbastanza inutili in questo Parlamento europeo, non sono in grado di fare niente, fanno fare tutto ai popolari europei, ai conservatori, a Juncker e a Schäuble. La seconda è che francamente, diciamo,
dice Margiotta, può servire qualcosa alla Basilicata? Mi pare di no, perché al momento, diciamo, tutti questi incarichi politici che hanno avuto i miei ex amici lucani non sono serviti a niente alla Basilicata, sono serviti a dare mano libera a Renzi e al governo sulle risorse naturali della Basilicata. E lo stesso Pittella, che si disinteressa, essendo impegnato a Roma, diciamo, a Bruxelles, non si può impegnare per niente delle cose lucane, mi porta a dire che anche lui è responsabile della deriva negativa che sta assumendo la politica lucana, una politica sempre più tesa a sputare all'aria per farsela tornare in faccia e sempre poco capace di rappresentare gli interessi di questa regione così, diciamo, piccola e così fragile. Un ultimo tema prima degli appelli finali, è, diciamo, la questione macro-regioni, non è inserita direttamente nella riforma, ma secondo lei potrebbe esserci uno spettro all'orizzonte per la Basilicata, uno smembramento? Probabilmente sì, perché diciamo, la crisi del regionalismo e le idee che a Renzi, le idee anche di gran parte del paese portano verso una semplificazione di questo tipo. Ora, se dovesse accadere che si ridiscute il perimetro delle regioni, non è che la questione è lucana, riguarda diverse regioni. Anche qui uso io la sincerità, diciamo, fino in fondo, la dico fino in fondo, perché qui è facile, diciamo, mettersi in trincerarsi e dire no, perché noi contro... Certo, se vince il sì e prevale questa strada, è probabile che Renzi rullerà tutto, le regioni piccole, eccetera, eccetera, diciamo. Farà diciamo, i governatori alla De Luca, metterà in campo. Io penso però che il punto di fondo non è la questione dei confini amministrativi, perché il problema di fondo è la demografia, è l'orografia, è la presenza di città. Cioè noi siamo una regione piccola, ma cioè, grande come territorio, con pochi abitanti, che ha delle problematiche classiche delle aree interne. Quindi se anche ti metti, come qualcuno pensava, facendo la grande Lucania con il Cilento, non ha risolto nessun problema. Devi avere un equilibrio tra territorio e popolazione. Quindi si tratterebbe di capire, di arrivare ad un eventuale percorso di questo tipo, non attraverso imposizioni, ma attraverso la capacità di far discutere le regioni. Per esempio, i lucani dovrebbero interrogare i vicini pugliesi per dire: ma siamo in condizione di condividere un progetto che mette insieme le nostre risorse con il vostro mercato? Noi siamo poche persone ma abbiamo tante risorse, voi siete tante persone ma non avete risorse nostre, l'acqua, le risorse energetiche, la natura, il paesaggio, l'ambiente. Già normalmente i pugliesi vengono in Basilicata, ma la domanda ai pugliesi sarebbe: ma voi siete pronti ad investire le vostre risorse per migliorare le relazioni di accessibilità verso la Basilicata, per fare dei nostri boschi il vostro weekend, il vostro tempo libero di fine settimana? Ecco, qui c'è la differenza. Serve riformare, serve cambiare il paese, e se lo dobbiamo fare senza partecipazione, con i nominati anziché con gli eletti, o se dobbiamo farlo ritornando ad un senso civico, ad uno spirito civico, ad una condivisione, ad una cooperazione. Non è facile, non è che io mi illudo che domani mattina tutti si svegliano col buon cuore di andare verso questa collaborazione, ma sicuramente è sbagliato l'opposto, perché così come sta facendo Renzi e così come fanno anche altre forze politiche populistiche, Salvini e Grillo, noi aumentiamo il rancore degli uni contro gli altri e non andremo da nessuna parte. Serve invece un poco più di serenità, un poco più di tranquillità per poter far sì che questo paese, in tutte le sue articolazioni, compresa la piccola Basilicata, vada avanti. Quindi Non mi aspetto molto rispetto per la Basilicata, anche perché Renzi non l'ha avuto quando ha detto: ma sì, avete visto la Basilicata a Shanghai, quasi fosse un peccato mortale, e quando ci ha liquidato come quattro comitatini. È venuto in Basilicata, è venuto a Potenza, è venuto il coraggio, una parola per dire, una parola che non c'è un autocritico. Avrebbe dovuto dire: beh, io non sapevo tante cose, magari avrei esagerato, ma voi lucani siete delle persone splendide. Non lo ha detto, diciamo, è passato sulla testa del mio amico Margiotta e di altri esponenti, così, quindi, anche lì come un gatto armato. Quindi Margiotta, già Renzi ci considera smembrati, tutta... se dovesse vincere il sì c'è questo disegno? Allora, anche qui dovremmo stare alla logica ed è esattamente il contrario. Voglio ricordare, ma Vincenzo non c'era e non lo sa, che per la verità Renzi ha detto di Potenza che
che è una città nobile per la sua storia politica, di uomini e di donne che hanno fatto politica, per dire che non è stato assolutamente offensivo, e l'ha detto proprio di noi potentini, e un po' ne dovremmo essere orgogliosi. Ma detto questo, stiamo alla logica, è esattamente il contrario. Allora, ci sono stati emendamenti durante l'iter regionale, ci sono stati emendamenti che abbiamo respinto che portavano alle macro regioni. Ora le chiedo e chiedo ai cittadini, se passa questa riforma col Senato delle Autonomie, i 100 così stabiliti, i 2 della Basilicata, se passa questa riforma, la situazione la cristallizziamo per come è. Sarà difficile andare a mettere mano nuovamente alla Costituzione. Se non passa questa riforma, l'argomento macroregioni tornerà inevitabilmente in Parlamento. Quindi ogni volta che si dovrà ragionare nuovamente su un nuovo assetto di paese, tornerà un argomento che purtroppo ha numeri stringenti. Quindi se i lucani vogliono salvare la Basilicata, devono votare questa riforma in cui c'è la Basilicata, non augurarsi che si metta a mano nuovamente ad una nuova riforma, chiaro? Perché in quel caso nell'iter rischi di nuovo di andare sotto, e ripeto, quando leggi i numeri dello spopolamento lucano come di altre regioni capisci che il rischio c'è. Adesso c'è un tema al quale sono molto affezionato e che voglio dire in 30 secondi. La Basilicata si difende con l'eccellenza delle proprie classi dirigenti, vale per la politica, vale per gli imprenditori, e qua non apro parentesi su cose che mi piacerebbe dire dell'assetto di come funziona oggi questo mondo, vale per i magistrati, difendiamo la Corte d'Appello e facciamo benissimo per quel che ne conseguirebbe, nonostante i dati statistici dicono che è la Corte d'Appello penale con più bocciature della Cassazione d'Italia, la seconda per la verità, difendiamo anche le nostre manchevolezze. A me piacerebbe difendere le nostre eccellenze. Saremo bravi se avremo una classe dirigente invidiata come eravamo invidiati, una politica, un imprenditoria che funziona, un'università che funziona, un San Carlo d'eccellenza. Se no che difendiamo? Difendiamo le debolezze? Io difenderò fino alla morte la Basilicata, ho 52 anni, non è lontanissima, ma voglio difendere una Basilicata in piedi, intera, capace, di qualità, non una Basilicata che va decadendo quotidianamente. Perfetto Margiotta, io allora passerei agli appelli finali al voto, partiamo da Vincenzo Folino per il no in un minuto. Io su questo, sulle ultime cose che ha detto Margiotta, sono totalmente d'accordo, mi pare che diciamo dopo il 5 si aprirà una fase molto 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 simpatica nella politica. Nella politica lucana. Io penso che i lucani e gli italiani facciano bene a votare no, perché qui non si è fatto un Senato federale, ma si è fatto un Senato di dopo lavoristi. Facciano bene a votare no, per voler anche dire che non si possono avere parlamentari, deputati nominati, ma devono essere scelti dai cittadini. Facciano bene a votare no, perché serve la governabilità, ma serve anche la rappresentanza dei territori. Facciano bene a votare no, perché la modifica del titolo quinto non porterà niente di buono, né risolverà i problemi di un regionalismo in crisi ed accentuerà le difficoltà per la Basilicata, anziché rimettere mano, anziché ripensare e rivedere tutto ciò che sta intorno alla questione delle stazioni petrolifere, tutto ciò sarà totalmente in mano al governo nazionale, anche in considerazione del fatto che non vi è più una classe dirigente eccellente in grado di difendere gli interessi lucani, come ha detto poc'anzi il senatore Margiotta. Dopodiché rimane diciamo la questione del CNEL, che è una cosa semplicissima, un organismo che ha un senso tanti anni fa, non ha nessun senso adesso, ma francamente ho l'impressione che con questa riforma costituzionale si rischia, per prendere il topo, sempre per usare i proverbi lucani, si rischia di bruciare il pagliaio, anzi per prendere qualche topo si possono bruciare più pagliai. Io penso che invece
Una volta bruciato il pagliaio, che serviva, diciamo, per quelli contadini come me, per ripararsi nelle intemperie, si fanno dei danni irreversibili. Per cui noi votiamo no, sapendo che rimarrà, votando no, una Costituzione che hanno voluto i nostri padri costituenti a larga maggioranza. Invece, al contrario, con la vittoria del sì, avremo una Costituzione rischiosa, con molte incertezze, con molte ambiguità, voluta da sì e no la metà degli elettori, non degli italiani. Ecco perché spero che tanti lucani domenica vadano a votare ed esprimano il loro no, anche per far andare avanti la storia di questa bella Basilicata. Chiarissimo l'onorevole Folino, allora passiamo all'appello per il sì del senatore Margiotta. Precisato nuovamente, per evitare titoloni sulla nuova, che io mi riferivo alle classi dirigenti in senso lato e non ovviamente non giudicando ovviamente i miei amici di partito in particolar modo, il mio appello per il sì è semplicissimo e parte da una bella frase di Manzoni che non mi stanco di ripetere, purtroppo il fatto che sia costretto a ripeterla significa che le cose non cambiano in meglio. Manzoni scrive a un certo punto: il buon senso c'era ma se ne stava nascosto a casa per paura del senso comune. Allora io vorrei che in questo referendum non si votasse per senso comune. L'Italicum fa schifo, non è l'oggetto di questa cosa. Oggi i parlamentari sono nominati, noi compresi, anche se a Vincenzo ce la siamo guadagnati nelle parlamentari. Oggi sono nominati. Con l'Italicum, se non lo cambiassimo e lo cambieremo, una parte lo sarebbe, una parte si guadagnerebbe l'elezione con le preferenze. Ma non è su questo, noi votiamo solo su un quesito. E i lucani devono avere il buon senso di capire quello che ho detto prima, e cioè che la salvezza dell'integrità della Basilicata passa dall'approvazione di questa riforma. E poi che devono dire se vogliono o meno 315 senatori o 100. Argomento che non uso mai, questo è la politica, lo trovo un argomento non attinente alla mia cultura politica, ma è l'argomento che convince più le persone. Allora, volete 315 senatori o 100? 100 già pagati dal Consiglio regionale, quindi non con stipendi in più a carico di tutti i cittadini? Volete che il bicameralismo paritario finisca e che solo una Camera dia la fiducia? Volete il CNEL? Ho letto un articolo, Vincenzo, di uno che diceva, l'unico articolo, perché il CNEL deve rimanere. Mi ha molto stupito, ho visto la firma, era il vicepresidente del CNEL, che solo lui poteva difendere il CNEL medesimo, no? Il titolo quinto l'abbiamo detto. Allora il buon senso, stiamo al quesito e votiamo sul quesito. Poi la devo dire senza strumentalizzazione. Barca, Cuperlo, Fassino, Finocchiaro, tanta gente di sinistra non renziana, ho fatto nomi di non renziani e di anti-renziani, decide di votarla perché sta al merito, sta al buon senso. Fino ieri a Romano Prodi, ma com'è possibile aver letto per esempio da D'Alema che bisogna tornare allo spirito originario dell'Ulivo, quando il capo dell'Ulivo, che qualcosa ne saprà pure dello spirito originario, decide che vota sì? Com'è possibile che i protagonisti dell'Ulivo di ieri e del PD di oggi non capiscano che nel momento in cui Prodi ha questa posizione così netta, sia pur con tutte le critiche che abbiamo detto, e ci mancherebbe altro, non si scopre renziano e non è renziano Prodi, ma vota sì perché serve al Paese. Noi invece ci stiamo giocando, Vincenzo, una partita che ha risvolti internazionali seri, ce la stiamo giocando un po' con un provincialismo in salsa lucana su che succederà mai al petrolio e un po' anche in un provincialismo in salsa italiana, per cui una vicenda che servirebbe a rafforzare il mondo finanziario, il mondo economico, gli assetti politici eccetera, sembra essere o il precongresso del PD o le premesse delle prossime elezioni politiche. Insomma, ci vorrebbe un tono superiore e un po' di buonsenso. Gli italiani, i lucani, decidano sul buonsenso. E allora chiudiamo qui con i nostri ospiti che vado a ringraziare. Abbiamo trattenuti un po' più del previsto, ma è stato un bel confronto vivo e acceso, senza esclusione di colpi. Allora ringrazio il senatore Salvatore Margiotta, che ha difeso le ragioni del sì. Grazie a voi e agli spettatori. E l'onorevole Vincenzo Folino di Sinistra Italiana, che ha difeso invece il no. Grazie a voi e buona serata. E grazie anche a voi, amici telespettatori, per l'attenzione e buon proseguimento con la Nuova TV.